Buongiorno a tutti, io ringrazio l'assessore Erminio Restaino e saluto anche il presidente della terza commissione Giannino Romaniello. Lo ringrazio non solo per l'invito, ma anche, come dirò fra un attimo, per assumere da questa giornata importanti orientamenti, dal mio punto di vista utili a stabilire a regia ovviamente regionale, per quel che mi compete, chi fa che cosa e come possiamo in qualche modo essere funzionali e vorrei dire serventi ad una strategia globale di sistema regionale da assumere. Ringrazio e saluto Giampiero Perri, amministratore dell'APT, saluto il sindaco di Potenza e il presidente Stella, rinnovando il nostro impegno, così come l'assessore al comune di Potenza ha fatto, a sostegno di Matera, capitale della cultura 2019, perché penso possa essere un ulteriore strumento, tra virgolette, dentro questo sistema di promozione di destinazione Basilicata. Saluto tutti i consiglieri regionali, presidente dell'Union Camere Angelo Tortorelli, saluto tutte le autorità e in particolare gli operatori e gli imprenditori che stanno qui e che credo nella giornata di oggi potranno offrirci un valido e importante contributo. Dove siamo, diciamo, interessati noi a capire fino in fondo qual è la direzione di marcia che la Regione intende assumere, soprattutto nel poter definire in qualche modo con funzioni proprie e competenze, lo diceva il Presidente Stella, insieme ai sindaci e quindi al complesso delle autonomie locali, dove possiamo appunto individuare una funzione servente come amministrazioni provinciali. Io provo ad elencare molto velocemente alcune delle questioni sulle quali ci stiamo attivando e dovremo attivarci ovviamente insieme alla Regione Basilicata. Prima questione, io penso, diciamo, che abbiamo una riflessione in qualche modo da accentuare nei prossimi mesi che riguarda una più corretta, e qui il ruolo delle province, diciamo, è fondamentale, pianificazione di area vasta. Gli strumenti di pianificazione in qualche modo utili a organizzare, governare, programmare il territorio sono indispensabili, non solo in qualche modo per verificare e guardare alle nostre prossimità, ai nodi infrastrutturali, ma anche a relazionarsi in maniera più attenta e più proficua ad altri strumenti di pianificazione. I piani parco, per esempio, è un grande tema di fronte al quale noi siamo e in qualche modo abbiamo la necessità come province, lo dico a Franco Stella, e come regione con il piano paesistico di individuare e costruire strumenti di pianificazione che accompagnino e organizzino un governo più corretto del territorio. Infrastrutture, mobilità, piani del parco, noi abbiamo nella provincia di Potenza il piano del Parco del Pollino, diciamo, avviato da molti anni, ma ancora un piano del parco che in qualche modo stenta a decollare. È avviato il parco della Val d'Agri, un piano del parco che dovrà in qualche modo uscire da un'amministrazione commissariale ed assumere una funzione più partecipata. Insomma, e la faccio breve, c'è la necessità in qualche modo di riorganizzare e mettere a sistema questo territorio. Gli strumenti di pianificazione sono indispensabili per stabilire obiettivi e misurare questi obiettivi nel tempo. Seconda questione, dentro una pianificazione di area vasta il tema delle infrastrutture è determinante. Condivido, diciamo, anche se non abbandonerei il tema della ferrovia, ma condivido, diciamo, l'approccio del sindaco di Matera. Proviamo a costruire una narrazione, un racconto. Matera senza ferrovia, bisogna battersi nel piano per il sud per raggiungere quell'obiettivo, ma Matera è anche una città che ha una disponibilità nelle sue prossimità di un aeroporto che è quello di Bari. Vale lo stesso per la provincia di Potenza, perché io continuo ad insistere: il nodo di Ponte Cagnano e, se volete, il nodo di Capodichino, cioè Napoli e Ponte Cagnano, assumono in un sistema integrato e riorganizzato dei nodi infrastrutturali e della mobilità punti di straordinaria rilevanza e di straordinaria importanza. Ponte Cagnano è a 40 minuti da Potenza, 50 dall'area del Lago Negrese, cioè è un punto di snodo fondamentale in qualche modo per il nostro sistema. E poi aggiungo, nel tema delle infrastrutture, la Basilicata non solo deve avvicinarsi a questi nodi, ma deve anche avvicinarsi a se stessa, perché rafforzare il reticolo e quindi riorganizzare il sistema della infrastrutturazione e della mobilità
della nostra regione significa anche avvicinare i nostri paesi. Sembrerà banale, ma ovviamente siamo chiamati a fare di più. La provincia di Potenza gestisce circa 3.300 km di strade provinciali. Una corretta messa in sicurezza, una corretta manutenzione rappresenta anche un biglietto da visita per avvicinare la Basilicata dai piccoli numeri a se stessa, perché ha bisogno di una maggiore velocità di transito da un posto ad un altro, una sicurezza e alcune volte anche uno sguardo, diciamo, alle nostre strade, che molto spesso non sono neanche un buonissimo biglietto da visita in questo panorama. E intorno alle infrastrutture, quindi, il tema della mobilità e dei servizi pubblici diventa essenziale. Terza questione, sono quattro e quindi mi avvio alle conclusioni. Il tema dell'ambiente, che non è un tema in qualche modo generico, potrebbe essere applicato a diversi campi, il tema della sostenibilità ambientale, ma per competenze e funzioni noi siamo chiamati nel rapporto con la Regione a rendere credibili i nostri strumenti di controllo e di monitoraggio. Perché vicende, alcune volte, può essere quella del lago del Pertusillo o altre, che in qualche modo non vivono un costante controllo, monitoraggio, un rafforzamento e quindi un'attenzione sempre superiore rispetto a fattori importanti. Può essere l'insediamento del centro Oli a Viggiano piuttosto che a Corleto, la presenza di Fenice. È del tutto evidente che il rapporto con il turismo si misura sulla nostra capacità di essere forti e credibili nel determinare azioni di monitoraggio e di controllo che in qualche modo non allontanino il bello della Basilicata, la Basilicata bella da vedere, con fatti o fattori che ne potrebbero determinare un diverso messaggio e forse alcune volte anche diversi linguaggi nel comunicare e nel trasmettere all'esterno in qualche modo la nostra regione. Quarto elemento, e ho concluso, c'è il tema più generale, e qui io credo che una riflessione più attenta sul tema delle deleghe andrebbe fatto, sulla formazione. Perché se la strategia in qualche modo che si configura e che emergerà da oggi, ma che è emersa già dal lavoro che l'assessore e l'amministratore Perri hanno avviato nel corso di questi mesi, è quella di puntare in una certa direzione, abbiamo bisogno di un sistema dell'istruzione e della formazione che in qualche modo noi abbiamo chiamato patti formativi locali o patti di sistema, sia coerente. Non perché la cultura deve essere piegata sostanzialmente al sistema di imprese, perché il tema della scuola e il tema dell'istruzione hanno un valore universale e generale, ma il sistema e la filiera dell'istruzione e della formazione, e in particolare della riqualificazione e della formazione continua, deve in qualche modo accompagnare quell'incontro tra domanda e offerta, elevare la qualità dell'offerta dei servizi. Allora qui, se la Regione assume una funzione, un ruolo di indirizzo, di programmazione, di regia, compiti e funzioni più proprie delle amministrazioni periferiche, se volete, delle autonomie locali, in qualche modo devono essere svolti. Noi abbiamo costruito un piano di dimensionamento scolastico rafforzando i temi del turismo, dei servizi alberghieri e di altro. Io credo che coerentemente questa strategia vada fino in fondo perseguita. Lo dico all'assessore Restain, forse è l'unico punto sul quale io vorrei, in rappresentanza peraltro del governo regionale, perché non è una delega di sua competenza, è in discussione in questi giorni questo tema della formazione. Allora, come le amministrazioni provinciali riconoscono e devono riconoscere alla Regione Basilicata una funzione di programmazione, di regia, di assistenza tecnica, di braccio operativo su alcune scelte, io credo che il punto fondamentale, il nodo fondamentale, vale per la formazione ma vale per altri settori. Quando ci sono funzioni delegate, fino in fondo bisogna individuare le responsabilità e misurare gli obiettivi anche delle stesse amministrazioni provinciali. Se invece la Regione in alcuni casi tende a svolgere una funzione di programmazione e a taluni anche un po' più di gestione, io credo che non aiuta sostanzialmente, complessivamente, il sistema. E credo che questa giornata ci possa consentire a tutti di capire in qualche modo, mi scuserete per il tono, ma è un tono appassionato, capire meglio e calibrare meglio la nostra attività, la nostra funzione e i nostri obiettivi. Grazie.